Ancora un omaggio alla città di Silvi dall'artista Ireneo Ianni, con alle spalle 40 anni di arte, di pennelli, di studio e di ricerca. Ianni ha mosso i primi passi a Roma, ma poi la sua vita è stata un'escalation di viaggi di lavoro, da Firenze a Milano, da Torino a Zurigo, da Parigi a Oslo e fino a New York, solo per citare alcune città dove le sue opere sono state esposte. Era il 2000 quando realizzò il monumento bronzeo per la città di Silvi, dedicato alla libertà. Oggi però l'artista torna ad omaggiare la città con altri suoi due capolavori. Parliamo di due pale artistiche d'altare che sono state realizzate proprio dallo stesso artista per la nuova chiesa di Silvi Nord. La prima pala artistica, inaugurata lo scorso 18 luglio, raffigura San Pio da Pietrelcina, o meglio, spiega l'artista, il santo soccorso da un angelo etereo nelle sue volute e in posizione statica, con un volto sereno e raggiante rivolto verso sinistra e le mani segnate dalle stigmate. La seconda pala artistica d'altare raffigura invece l'immagine di San Massimiliano Kolbe, sacerdote dell'ordine dei frati minori conventuali e martire, che fondatore della milizia di Maria Immacolata, fu deportato in diversi luoghi di prigionia e giunto infine nel campo di sterminio di Auschwitz, vicino a Cracovia, in Polonia, e si consegnò ai carnefici al posto di un compagno di prigionia, offrendo il suo ministero come olocausto di carità e modello di fedeltà a Dio e agli uomini. Un altro grande riconoscimento quindi per la città di Silvi. Sì, diciamo che queste due opere, cioè il fatto mi hanno dato questo incarico, sono, devo dire, grazie a padre Maurizio e all'attuale nuovo parroco di Silvi, padre Massimiliano, i quali mi hanno avuto, diciamo, hanno voluto pensare a me, e quindi io li ringrazio per questa loro iniziativa. Spero di essere stato all'altezza delle due opere. La prima opera, quella di Padre Pio, l'ho realizzata a giugno e per luglio è stata fatta una prima inaugurazione, mentre per Massimiliano Kolbe l'ho fatto nel mese di novembre ed è stato, diciamo, inaugurato sabato. Monsignor Castoro, durante l'inaugurazione del 18 luglio della prima pala artistica dedicata a San Pio da Pietrelcina, tratteggiò la figura di San Pio proprio come uomo della preghiera, che spesso recitava il rosario e talora entrava in estasi quando il suo cuore palpitava all'unisono con il cuore di Cristo e quando si sentiva attorniato dagli angeli. Padre Pio, uomo di carità, sia con la costruzione della Casa Sollievo, sia con l'elemosina che lui direttamente elargiva ai poveri, parole calde quelle del vescovo, che esprimevano tutta la sua soddisfazione per la realtà ecclesiale che ha trovato radunata in una chiesa bella e luminosa. Massimiliano Kolbe invece entrò nell'ordine dei francescani e, mentre l'Europa si avviava ad un secondo conflitto mondiale, svolgeva un intenso apostolato missionario in Europa e in Asia. Nel 1941 fu deportato ad Auschwitz, qui fu destinato ai lavori più umilianti, come il trasporto dei cadaveri al crematorio. Nel campo di sterminio Kolbe offrì la sua vita di sacerdote in cambio di quella di un padre di famiglia, suo compagno di prigionia. Le due opere sono per me un tema un po' insolito, diciamo, per me questo insolito, ma tanti anni fa, all'inizio della mia attività, io ho iniziato con le chiese, con le vetrate, facendo lavorare in una vetreria artistica qui di Atri, e lavoravamo in particolar modo per le chiese, quindi lì è stato un po' il mio trampolino. Sono partito con l'arte sacra e a fine della mia attività, sono ancora in mia attività, e mi ritrovo nuovamente con il tema sacro. Il tema sacro è un tema, devo dire, molto stimolante, perché diciamo, ti metti a confronto con tutta una storia dell'arte legata all'arte sacra, quindi è veramente una sfida, quindi molto importante, che io ho raccolto, sperando, ovviamente, come dicevo prima, di essere stato all'altezza del compito, ecco, della fiducia che mi hanno dato. E quindi c'è stato veramente un successo di pubblico, lì c'è una partecipazione incredibile di fedeli presenti e che si sono congratulati. Pare che l'opera, le opere, le due pale d'altare di questa nuova chiesa siano, diciamo, gradite al pubblico dei fedeli e ai non fedeli, che, diciamo, tutti loro, e per la stessa chiesa. Io penso che sia
no, due elementi che possono dare un po' ricchezza alla Chiesa. Ci sono altri progetti artistici sui quali sta lavorando attualmente? No, adesso, diciamo, a livello di tema sacro no, attualmente ho appena finito questa opera, quindi, ma io spero di continuare questo discorso, perché come dicevo è molto stimolante, è molto importante, perché sono questi temi sviluppati da tanti artisti nella storia, quindi è veramente una bella sfida. Oggi l'artista Ireneo Ianni ha voluto rappresentare due figure importanti che ancora oggi, come dire, si pongono al crocevia dei problemi emergenti del nostro tempo, come la fame, la guerra e tanti altri episodi di violenza, ma con dei messaggi di speranza ci invitano a favorire sempre di più la pace tra i popoli, la riconciliazione e il bisogno di dare senso alla vita e alla morte.